e benvenuti al concerto augurale di Santo Stefano, concerto del complesso organistico Salvatore Trovato, città di Casoli. In apertura di serata abbiamo eseguito la marcia sinfonica del maestro Giuseppe Lanaro dal titolo Abba. Bene, signori, ritorniamo con il concerto tradizionale di Santo Stefano e torniamo dopo una pausa di 2 anni, una pausa inaspettata, imprevista, ma chi mai avrebbe potuto immaginare in quegli ultimi giorni del 2019 che di lì a poco un'entità microscopica sconosciuta avrebbe sconvolto le nostre vite, generato sgomento, paure e perfino morti, e veramente alterato in una maniera così profonda e mai sperimentata prima i nostri rapporti interpersonali. Ma questa sera ci ritroviamo e vi assicuro, non è vuota retorica affermare che siamo molto felici di ritrovarci tutti insieme e di essere tornati finalmente, per dirla con le parole del sommo poeta, di essere tornati finalmente a rivedere le stelle. E veniamo al programma della serata. Anche quest'anno il nostro concerto, che si compone di 3 quadri, proporrà brani di generi musicali diversi, spaziando dal classico al moderno, senza tralasciare ovviamente le musiche del periodo natalizio. Ma prima di passare ad elencarvi i brani in programma, permettetemi di presentarvi il nostro giovanissimo direttore, che ha debuttato in tale ruolo e con successo proprio qui 2 anni fa nel concerto di Santo Stefano. Entra all'età di 8 anni nella scuola di musica della nostra associazione e si iscrive alla classe di tromba. Prosegue poi gli studi presso il Conservatorio Luisa D'Annunzio di Pescara, dove consegue il diploma. Vince poi una borsa di studio per uno stage di formazione con il Columbia College di Chicago. Si perfeziona sotto la guida di vari maestri e collabora con numerose formazioni musicali. Dal 2018 riceve la nomina di direttore del nostro gruppo musicale. Contemporaneamente alle attività musicali consegue la laurea in ingegneria. Signori, va proprio detto, è il nostro vanto e di lui siamo veramente fieri ed orgogliosi, perché lo consideriamo, musicalmente parlando, figlio della nostra associazione. Signore e signori, il nostro direttore Simone Ferrara. Ora, per chi non avesse sotto mano il programma di sala, elenco i brani del primo quadro, quello classico. Inizieremo con il preludio del Te Deum di Marc-Antoine Charpentier, compositore francese del periodo barocco. È un inno gioioso di ringraziamento che solitamente viene intonato anche nelle nostre chiese l'ultimo giorno dell'anno, e quindi ben si adatta ad aprire il nostro concerto, considerato il luogo in cui ci troviamo. A seguire la
la Sinfonia del Nabucco del nostro amatissimo Giuseppe Verdi, poi il magnifico, maestoso della sua sonorità, Coro dei Pellegrini dall'opera Tannhäuser di Richard Wagner. E a conclusione del primo quadro, la musica vivace, piena di brio, sfavillante, sfolgorante, oserei dire scoppiettante come i fuochi d'artificio di Gioachino Rossini. Di Rossini eseguiremo la sinfonia del dramma giocoso, la Cenerentola. Maestro, mi perdoni, rubo solo un ultimo secondo alla musica per dire che desideriamo dedicare questo nostro concerto ad un socio della nostra associazione che troppo presto ed inaspettatamente ci ha lasciato, Piero Belfatto. Fondatori della banda di Casoli. A te, Piero, che ora puoi godere delle armonie celesti, sale il nostro ricordo affettuoso. Bene, maestro, siamo pronti. Thank you.
degli applausi, deduciamo che il programma che abbiamo scelto per il quadro classico sia stato di vostro gradimento. E veniamo adesso al quadro secondo, quello moderno. Il quadro moderno si apre con le note di un musical di grande successo degli anni 70. Basti dire che dopo il debutto a Broadway, dove ottenne un grande successo rimanendo sul cartellone per 18 mesi, fu rappresentato l'anno seguente a Londra, al Palace Theatre del West End, dove ottenne un altrettanto enorme successo, tanto da rimanere in scena per ben 8 anni consecutivi. È un'opera rock, trasgressiva, irriverente, che ben esprimeva in quel periodo lo spirito ribelle dei giovani che uscivano dall'esperienza del 68. Un'opera trasgressiva, come ho detto, irriverente, anzi, fu perfino da qualcuno giudicata come blasfema, perché, come sapete, narra proprio e parla degli ultimi giorni della vita di Gesù Cristo. È un'opera veramente rivoluzionaria e, come che dire, posso solo dire questo, che quando uscì in Italia il film che da questo musical fu tratto, il film fu in maniera molto riservata, fu fatto proiettare in presenza del Papa di allora, che era Paolo VI. E sebbene il film fosse stato oggetto di aspre critiche da parte di una certa cristianità un po' tradizionalista, ebbene, si dice che il Papa, dopo aver visionato il film, ebbe a dire: proiettatelo, perché contribuirà a far conoscere la figura di Gesù Cristo ai giovani. Sto parlando di Jesus Christ Superstar, di cui vi faremo ascoltare alcuni brani tra i più belli della colonna sonora. Poi sarà la volta di una canzone scritta e interpretata da Michael Jackson. Il titolo della canzone Heal the World, ovvero cura, risana, fai in modo di salvare il mondo, rendilo un mondo migliore per te, per me, per tutta l'umanità. Così cantava il re del pop circa 28 anni fa, in questa che è diventata praticamente una canzone che è un inno alla fratellanza e che vuole appunto combattere le ingiustizie e favorire l'unione di tutti i popoli. Chiuderà il quadro moderno un brano che ha fatto il successo del film Sister Act. Penso che tutti voi ricorderete quella finta suora scatenata che in chiesa dirigeva un coro di monache che cantavano un Salve Regina, ma un Salve Regina un po' alternativo, perché arrangiato in stile gospel e roccheggiante. E ricorderete, no, la madre superiora che ascoltava esterrefatta, con occhi quasi fuori dalle orbite. Sto parlando di Hey Holy Queen. Con questo si chiude il brano moderno. Prego, maestro. Thank you.
importante. L'ultimo brano che vi abbiamo fatto ascoltare, cioè Meglio qui, ve lo abbiamo proposto in un arrangiamento del nostro maestro Simone Ferrari. Quello delle musiche natalizie. Per iniziare, una canzone di Mariah Carey del 1994. Una canzone diventata una delle più famose e più ascoltate del periodo natalizio. Pensate che questa canzone ha il record assoluto di ascolti ottenuti in un solo giorno sulla piattaforma Spotify. Ben 11 milioni di ascolti in un solo giorno. Immagino che la conosciate quasi tutti, soprattutto i più giovani, e se volete potete anche cantarla. La canzone All I Want for Christmas Is You. Seguirà L'inno alla pace di John Lennon e Yoko Ono, Happy Christmas. Come sapete, questa canzone reca come sottotitolo War is Over. Quando John Lennon compose questa canzone, oramai 50 anni fa, il riferimento era ovviamente alla guerra in Vietnam e all'America che in tali conflitto era impegnata, e divenne ben presto l'inno pacifista che veniva intonato in tutte le manifestazioni giovanili per la pace che si tenevano in quel periodo nelle varie parti del mondo. Ebbene, quel conflitto finì, e sappiamo anche come. E purtroppo non sono finite le guerre nel mondo, anzi, una l'abbiamo nella nostra Europa. Non possiamo che augurarci che questa guerra insensata possa concludersi al più presto, e speriamo in una pace duratura, non solo per la nostra Europa, ma per tutto il mondo. Il quadro delle musiche natalizie si concluderà con Jingle Bells Rock. Signori, ora è il momento dei ringraziamenti. Vogliamo innanzitutto ringraziare il nostro parroco, Don Gennaro. Della banda di Casoli, è sempre pronto a concederci ospitalità, e ne siamo molto grati. Un grazie va all'amministrazione comunale che ha patrocinato il concerto di questa sera, ma il grazie più grande, signori, va proprio a tutti voi. Infatti vi ringraziamo per l'affetto con cui ci seguite, per l'attenzione che ogni volta ci dedicate. Grazie, grazie di cuore. E prima di congedarci, visto il periodo in cui ci troviamo, gli auguri da parte di tutti noi, e a nome mio personale voglio porgere i migliori auguri per l'anno che sta per arrivare, con preghiera di estenderli anche a tutti i vostri cari. Speriamo che il nuovo anno ci porti pace, salute, serenità, gioia, felicità, prosperità, e insomma che sia migliore di quello passato. Bene, a me non resta che concludervi, ma vi voglio lasciare con un pensiero, non mio, ma che condivido
pienamente e convintamente. Il pensiero è questo: la vita senza la musica sarebbe un errore. Friedrich Wilhelm Nietzsche. Prego. Thank you.
Signore e signori, a tutti un cordiale buonasera e arrivederci al prossimo concerto. Bravo maestro.